barman affascina molto i ragazzi. Il barman, diciamo che è colui che si trova al centro del banco di comando. E io voglio portare alla vostra attenzione un giovane barman. Chi è questo barman? Scopritelo in questa intervista. Gaetano Caciarli, bar manager del Grand Hotel Meliá di Roma. Chi è il barman? Il barman è una figura professionale che attualmente è tra le più importanti nel mondo della ristorazione. Ha avuto un'evoluzione negli ultimi 10 anni dal punto di vista professionale a 360 gradi e credo che tra qualche anno sia anche quasi allo stesso livello, se non superiore, degli chef. Attualmente ricopre un ruolo importante che è il ruolo quello di essere comunque un public relation man, è un buon consigliere, sa sempre comunque suggerire quello che è un drink, ha una preparazione a 360 gradi per quanto riguarda la merceologia e rappresenta comunque un punto di riferimento sia per quanto riguarda la nuova gioventù che si inoltra nella mixologia e anche per una clientela di un certo livello. Il primo step, diciamo il primo passo formativo per diventare un barman, qual è, Gaetano? Credo che innanzitutto avere la passione per questo lavoro, penso che sia uno dei segreti fondamentali per intraprendere questa professione. Amarla, iniziare a conoscerla, conoscere tutto quello che riguarda la merceologia, conoscere tutti i prodotti e innamorarsi sempre di più. Tu hai frequentato la scuola alberghiera. Sì. Quando la scuola alberghiera ti ha aiutato perché tu oggi ti senti affermato in questa professione? La scuola alberghiera mi ha aiutato molto, direi, anche se parte comunque della volontà è stata tutta mia. Ho avuto la fortuna di incontrare delle persone alla quale mi sono ispirato, che mi hanno insegnato tante cose dal punto di vista professionale e grazie a loro e grazie comunque avendoli sempre come esempio sono riuscito comunque ad avere un'idea di cosa essere nel futuro, di cosa poter diventare. Tu oggi che sei un bar manager affermato, consiglieresti la scuola alberghiera a un giovane? Assolutamente, consiglierei la scuola alberghiera perché comunque ti dà le basi per quanto riguarda la professione del barman o di uno chef de rango o di un maître. E diciamo è la costruzione per il mondo della ristorazione, per un futuro che un ragazzo si possa comunque addentrare in questa stupenda professione. Gaetano, mi vuoi raccontare la giornata tipo del tuo ruolo al Grand Hotel Meliá di Roma? Al mattino arrivo, giro per il mio reparto per vedere come va la fase di preparazione per quanto riguarda il pre-mix, i sciroppi per la linea della giornata, un passo giù per vedere le varie consegne di lavoro, email per smistarle, inizia il servizio che del light lunch abbinato comunque all'aperitivo anche. Subito dopo questo orario del giorno passiamo all'aperitivo pomeridiano, ci prepariamo per l'aperitivo pomeridiano o il tea time e poi partiamo di nuovo per la serata organizzando un light dinner abbinato sempre al cocktail. Anche se la figura del bar ancora è uno dei reparti che all'interno dell'albergo vive 24 ore si può dire. È aperto all'incirca 16 ore, in quanto svolge sia un orario di colazione, può svolgere partendo dalle 10 e mezza a mezzogiorno, da mezzogiorno passa l'aperitivo, dalle 13:30 del light lunch e poi vediamo il pomeriggio con un aperitivo. Comunque il bar attualmente è uno dei punti di riferimento per la clientela, anche per un incontro, per dei meeting di lavoro. Un momento per rilassarsi. Quando è cambiato la professione del barman rispetto a ieri? Direi, come dicevo prima, nella prima domanda è cambiata abbastanza, in quanto ora il barman è una vera professione a 360 gradi.
ci si può vantare chi ricopre questa figura, perché è un qualcosa di veramente speciale. È cambiato nella gestione, è cambiata nelle conoscenze, è cambiato nel sapere, è cambiata anche perché il barman ora esige anche delle nozioni di economia per quanto riguarda la gestione dei prodotti del suo stock. Noi oggi parliamo anche del bere consapevole, bere responsabilmente. Tu che hai un ruolo di prestigio in questa struttura ricettiva, come ti comporti per rispondere a queste esigenze che purtroppo sono protagonisti i giovani che si avvicinano all'alcol forse in un modo sbagliato e non preparato? Beh, sicuramente la cosa importante, quello che consiglio anche, è educare la clientela nel modo del bere. Educarla in un certo modo, fargli capire che comunque è un qualcosa di importante, che va fatto in modo responsabile e comunque deve essere presa nel giusto modo e col giusto peso, consigliando comunque dei drink, facendo comunque vedere l'altro aspetto del bere, che è comunque la degustazione, conoscere i prodotti, i sapori, saperli abbinare. Parlando di cocktail, c'è un cocktail che ti ha segnato particolarmente ed è, diciamo, un qualcosa di importante della tua vita? Sì, ci sono vari cocktail che hanno segnato molto, anche perché quando andiamo a redigere dei menu ogni cambio stagione, io e i miei collaboratori lavoriamo alla nuova carta e comunque andiamo comunque a costruire dei drink che paradossalmente condizionano la nostra vita e quando le andiamo a creare queste ricette possono nascere nei momenti particolari della nostra esistenza, o per amore o per un evento che ha condizionato, può essere legato all'amicizia. Ci sono dei drink che legano molto comunque. Ci vuoi dare un suggerimento di un drink legato proprio all'amicizia? Legato all'amicizia, abbiamo un drink che allo quale ho costruito l'anno scorso insieme ai miei collaboratori Ciro e Luigi, si chiama Perfect Gentleman, è un drink fresco, un any hour in certo qual modo, è preparato con Jack Daniels Gentleman, purea di pesca fresca, sciroppo di zucchero e completato con dello spumante italiano. Gaetano, per chiudere, un messaggio a chi si avvicina a questa professione. Ragazzi, studiate, 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 è una professione bellissima e vi consiglio di addentrarvi nel giusto modo, in punta di piedi, in quanto è molto delicata. E fare il barman, per quanto mi riguarda, è la cosa più bella del mondo. Imparate le lingue, imparate le nuove tendenze, accettatele, condividetele e non dimenticate mai il manageriale, che è la chiave del tutto. Grazie.